Teleselezione. Lo aveva detto lui quando tutti i politologi e gli analisti dicevano: ma no, 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 non Napolitano possibile. Non può tornare. Non sembrava possibile. Pasquale Chessa, da poco autore di una biografia che è uscita proprio pochi giorni fa per Chiare Lettere sull'ultimo comunista, aveva detto: no, guardate, lui tornerà sul Colle. Buongiorno Chessa. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. L'avevo detto nel senso che era il frutto di un'analisi, non di una previsione fatta con le tazze del caffè, cioè bisognava dire, è vero che la situazione era da tazza del caffè, da fondi di caffè, però si diceva, se dovesse esserci una sequenza di uccisioni eccellenti, di sacrifici eccellenti, non rimarrà alla fine, quando la politica sarà stremata dai suoi stessi contorcimenti, che ricorrere al Napolitano. Questo era il giudizio. E effettivamente tutti quanti dicevano al contrario, che non poteva succedere, perché un aggiustamento si sarebbe trovato. E invece no, perché in ogni caso io credo che il gioco di 5 Stelle sia sempre stato quello di disfare ciò che il PD faceva, e quindi anche se ammettiamo che il PD avesse scelto Prodi invece che avesse scelto Rodotà invece che Prodi, allora 5 Stelle avrebbe scelto Prodi invece che Rodotà e avremmo visto la partita a giochi invertiti. No, cioè io ho avuto l'impressione. Questo sicuramente mi colpiva il fatto che tu dicevi che è nella storia di Napolitano quello di essere sempre stato eletto a cariche importantissime, di aver costruito un percorso istituzionale prestigioso, rifiutandosi sempre, cioè dicendo sempre no, io non farò. Da quando parte questa? Parte fin da quando Amendola è costretto ad andare dal padre di Napolitano, liberale del giro di croce, difensore però liberale appunto, persino anche di Amendola, difensore degli antifascisti, è costretto ad andare dal padre di Amendola per costringere il figlio ad andare a fare il segretario. Ma perché non voleva? 1953. Prima elezione di Napolitano alla Camera. No, questa è la prima elezione di Napolitano, ma è dopo, nel 1953. L'episodio di Caserta è ancora precedente. Nel 1953 lui è costretto, dice, di andare a fare il deputato. Allora effettivamente andare a fare il deputato non era prioritario rispetto a un ruolo dentro il partito, eh? I comunisti di allora preferivano il ruolo dentro il partito. Certo, perché contava di più il partito. Tu hai scritto un libro che si chiama Qualcuno era comunista, e molti di questi episodi ci sono anche nel tuo libro, come sai c'è una conoscenza di questa. Certo, di però quindi lui neanche lì voleva. Qui c'è un problema, infatti la cosa che ritengo di aver invece azzeccato è stata la controobiezione, no? Cioè quando Emanuele Macaluso, grande amico di Napolitano, storico amico di Napolitano, mi diceva: ma no, sta facendo i pacchi, no? Sì, sta facendo gli scatoloni, il portavoce candidato a sindaco. Ma questo non vuol dire io infatti ho una teoria che è questa: Napolitano è convinto quando dice no, da comunista proprio, e questo tratto è proprio da comunista, cioè di uno che si sente al servizio di una causa, no? In questo senso lui è convinto di dire no, poi di fronte alla situazione irreversibile, di fronte all'impossibilità di trovare una soluzione, se non quella, di fronte alla scelta, lui gioca la partita. Tant'è vero che la vedo dura per Berlusconi nelle prossime settimane. Questo è. Perché per Berlusconi? Ma perché adesso il PD ha consumato tutte quante le tragedie di cui aveva a disposizione nella sua storia, sì. E va bene. Certo. Che il PD, come abbia fatto Bersani a sciupare il vantaggio che aveva, non lo sappiamo, ma sarà motivo di studio. Berlusconi però ha vinto. Berlusconi sembra che abbia vinto, scusami, anche questo non voglio fare adesso legge. Però, no, facciamo un momento profezia. Poi, sì. però con beneficio di inventario. Sì. E cioè, Napolitano deve fare il suo governo. Questo governo, te lo dico molto francamente, non può essere un governo di larghe intese. Ah. Non può esserlo, lo chiameranno in un altro modo, ma non può essere proprio nella sostanza un governo di larghe intese, perché altrimenti
la prima cosa che dovrebbe fare sarebbero delle leggi per difendere Berlusconi. Berlusconi avrà tanti e tali problemi sul fronte giudiziario, tanto per incominciare, sia colpevole o non sia colpevole, adesso io non voglio entrare nel merito se lui è un perseguitato, no? O invece l'artefice, l'interprete di un'Italia gaglioffa che non vuole pagare le tasse, che vuole farla franca sempre, eccetera, 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 o se invece sia il modo italiano, la via italiana al liberalismo, no? Che viene osteggiata dalla magistratura comunista, no? Se fosse un governo di larghe intese, la prima condanna di Berlusconi salta per aria. Bene, allora bisogna fare un governo che sopporti anche questo. Governo del presidente. E quindi un governo del presidente, un governo, lo chiameranno di scopo, un governo di obiettivo, un governo, chiamatelo, giratela come volete voi, no? Ma diciamo così, sarà questo un po' quello che stasera noi capiremo. Cioè, ciò che chiederà stasera, cioè, quando tutti diciamo Napolitano metterà le sue condizioni, ma Napolitano mette le sue condizioni sia al PD, da cui pretende la disciplina, no, non dimenticatevi che Napolitano, questa non è solo la vendetta di Napolitano contro il PD, perché non lo so, no, Napolitano non è mai stato iscritto al PD. Sì. Cioè, Napolitano non è tessera del PD, l'ha presa, l'ha presa la tessera del PD, non credo, sai, io credo che Napolitano non abbia la tessera del PD, anzi hai ragione, non ci ho pensato di fare un controllo, ma no, se l'ha presa adesso, no, certo, da Presidente, da Presidente della Repubblica no, non può averla presa, figurati da Presidente della Repubblica a prendere la tessera, casomai la restituiva, no, sono arci convinto che sono, anzi te lo do per certo. Ma allora quanto durerà il settennato di Napolitano? Farà un mandato pieno, veramente avvicinandosi a una riforma costituzionale? I problemi, come tu puoi ben immaginare, sono di svariata natura. Uno, c'è il problema dell'età e della resistenza fisica, che però questo non, se ce la fa, ce la fa, insomma, se ce la potrebbe anche fare. L'uomo ha dimostrato una capacità di resistenza notevole, e questa è la prima cosa. Ma il problema qui è un altro: si sottoporranno i partiti, e soprattutto il PDL, che adesso si ritiene vincitore, già sta cominciando una campagna elettorale molto strana e insidiosa. Attenzione, stanno tutti lanciando la Repubblica Presidenziale, capisci, con la scusa che Napoli, perché tutti adesso la Repubblica Presidenziale la immaginano come una Repubblica di Napolitano, Presidenziale di Napolitano, con dietro il retropensiero che, se non si sa mai, fra 2 anni si va a un'elezione con la Costituzione rifatta, ma sarà impossibile rifare una Costituzione con una riforma così importante. Io poi sconsiglio di toccarla, è fatta così bene quella Costituzione, basterà eliminare il Senato, togliere alcune stupidaggini, modificare il porcello, anche quest'altra cosa, adesso mi è consentito fare un problema. Allora, il PD è vittima, tanto per incominciare, del destino, diciamo così, della furbizia di Berlusconi. Berlusconi è riuscito a fare, e nessuno però glielo concede questo, Berlusconi è riuscito a fare una legge per la quale quando vince lui può governare, quando perde non governa nessuno. Incredibile, vero? Così è successo. E quindi il maggiore oppositore, quindi lui figura un grande statista solo perché chiede al maggiore oppositore di rinunciare alla sua anima, credendo di essere uno che vende l'anima al diavolo, convinto, consapevole che il suo elettorato è un elettorato che non bada molto per il sottile. Basta che sia restituita l'IMU, vero sia vero o non sia vero, ma comunque insomma è un elettorato che ci tiene a non pagare le tasse, o perlomeno, no? Perché di questo si tratta. L'emergenza fiscale, il grave problema del paese, basta vedere i dati, no? Finché non si risolve quel problema sarà la tragedia per l'Italia, anzi sarà quella la tragedia per l'Italia. Lo diceva un grande del Partito Socialista, come Cafagna. No, vabbè, comunque, stavo dicendo, quindi di conseguenza non sarà il problema il PD, certo, il PD darà molte preoccupazioni a Napolitano. Il problema sarà Berlusconi, le sue condanne e il percorso processuale. Naturalmente ci potrebbe essere anche un altro scenario, vuoi che lo facciamo sempre con i fondi di caffè? Facciamolo, caffè. Allora, l'altro scenario è invece, parlando con Emanuele Macaluso, grande amico di Napolitano, storico, anche se poi nel mio libro, appunto, L'ultimo comunista, ho scoperto una lettera in cui
ma Caruso era stato licenziato per dissensi sulla politica nucleare del PC proprio da Napolitano. Ma comunque, diceva, ma Caruso andava in giro dicendo che, l'ha scritto pure, che il sostituto di Napolitano ideale sarebbe stato Amato, no? Ora, non essendo riuscito a fare questa operazione qui, quindi io suppongo che Napolitano fosse d'accordo con Macaluso, anzi in qualche modo che ci fosse una strategia comune. Il nome di Napolitano non è mai emerso in maniera solida e in ogni caso sarebbe stato l'esecutore sarebbe stato ghigliottinato. Però adesso se Amato diventa primo ministro, praticamente si crea prima all'inizio un governo del presidente con molto del presidente, poi un governo del presidente con molto del primo ministro, fino a portare tutto a maturazione con questo stesso Parlamento. Il successore di Napolitano è Amato. Procede a rielezione posticipata, no? Di Amato al posto di Napolitano. Questa è una strategia politica che io intravedo in questo gioco. Però oddio, per fare questo Amato deve avere successo. Speriamo di no, devo dire. Nel mio piccolo, lascia perdere, nel mio piccolo, voglio dirlo perché sennò. Perché dillo. Resti. No, nel mio piccolo spero dillo, di dillo. No. Te l'ha detto. Speriamo di no. Certo, ma questo è un altro problema. Qui stiamo analizzando quali possono essere le strategie. È chiaro, è interessante. Le strategie di poi io vedo difficile, se vuoi saperlo così tranquillizzo, vedo difficile un Amato presidente senza. Amato è un presidente da larghe intese. Quindi se non ci sono le larghe intese sarà difficile che possa essere Amato, capito? Bene, allora ringraziamo Pasquale Chessa e metteremo alla prova del tempo qui dai microfoni Radio Yes questa seconda previsione con fondi di caffè. La prima era un'analisi politica.